posto, posto. Sentite un po', adesso vedo che tutti giustamente si preoccupano che arriva la destra, no? Sono preoccupato anch'io, con la differenza che è 3 anni che sono preoccupato io. Riprendere la strada, fronteggiare la destra, senza parlare di lavoro, scuola, fisco, metodi di governo, basta arroganza e così via dicendo, significa perdere tempo. Quindi se ci vengono attorno con dei tatticismi, perdono tempo. Ma per un motivo molto semplice, non ci seguirebbero gli elettori. Cioè il PD è in condizione di chiudere una fase? È in condizione di chiudere un ciclo, ma nei contenuti, è in condizione di andare nella profondità del problema? Per amor di Dio, si parla. Quindi lei non si è mai una questione di nome, insomma, ma non di politica. Ma non esiste una questione di questi tatticismi. Questa legge elettorale qui, tutti sono liberi di candidarsi a premier, a leader. Avete visto com'è fatta? Cioè se, scusatemi, chiedo scusa dell'esempio a lei, ma se Vittoria Brambilla, capa degli animalisti, dichiara che lei è candidato premier, non glielo può impedire nessuno con questa legge elettorale. Non esiste un meccanismo vero di coalizione. Adesso si parla di premier, di leader, ma facessero quello che ritengono. Queste sono tecniche di sopravvivenza, il tatticismo è una tecnica di sopravvivenza. Lo sanno che è tutta una finta dire chi sarà il candidato premier. Il vostro lista si presenta con un capolista. Sarà grasso. Il vostro sarà grasso? Noi non tiriamo per la giacchetta, ho già detto che per il nostro profilo civico e di sinistra, che è il nostro profilo, grasso andrebbe da Dio. Non devo dire più di questo. Ha detto, insomma, già fatto capire. Okay.